vasta giornata dell'edizione interplanetaria dei tornei Skies. Di fronte si schierano i Los Intalleros. E i Rojo Blancos. Rojo Blancos che si schierano in campo con Cervone tra i pali. Da Fiero, Cerqua, Della Femmina e Ferrara, gli unici 5 titolari. Poi mi pare ce ne sia uno in panchina, però non riesco a vedere. Per quanto riguarda invece i Rojo Blancos, si schierano in campo con Capitano Refice, poi c'è Bassolino, questo con la casacca, la casacca dell'Argentina, poi ci sono i fratelli Di Micco, di cui uno in porta e uno avanti, Linguetta e Loreto a completare il quintetto titolare. Ce ne sono due in panchina e dopo andiamo a vedere di chi si tratta. Los Intalleros che sono a punteggio pieno, quindi situazioni di classifica completamente diverse per entrambe le squadre, perché Rojo Blancos ancora devono trovare i primi 3 punti della stagione. Per quanto riguarda invece gli Intalleros, ne hanno vinte 3 su 3, tra cui l'ultima più prestigiosa contro gli Sky Jumpers e lo scontro diretto della settimana scorsa. Quindi sono due squadre, l'una che vuole naturalmente trovare i primi 3 punti e quindi vuole riscattare questo inizio non proprio brillante. Un attimo solo. Allora, c'erano delle difficoltà cromatiche che le abbiamo risolte con queste casacche giallo evidenziatore, più sufficienti per risolvere queste somiglianze. Intanto buona azione della squadra di Capitano Refice, che si porta dinanzi a Cervone, che ora si appresta al rinvio. Cerqua, Ferrara, di nuovo Da Fiero, quindi Ferrara. L'assenza di Di Maso si spera non sia... decisiva per i Rojo Blancos. Orefice col sinistro per Loreto, dall'altro lato c'è Bassolino. Loreto fa tutto da solo, poi combatte Ferrara, il pallone però finisce fuori. Pallone laterale. Di Micco. Dall'altro Di Micco ad Orefice, quindi Fernandez, Bassolino, Loreto, buona la girata di destro e Cerqua fa buona difesa, concedendo quindi il calcio d'angolo. Occhio qui, c'è stata un'uscita un po' improvvida di Cervone che ha lasciato la porta sguarnita. Della Femmina, Ferrara, di nuovo Della Femmina, Ferrara, all'indietro Cerqua. Da Fiero, l'apertura per Ferrara, troppo impreciso e troppo lontano questo passaggio del capitano. Pallone che finisce sul fondo, Ferrara per un attimo, quindi Loreto dalla distanza, Orefice tocca e c'è il calcio d'angolo per gli Intalleros. Siamo fatti guardare. Calcio d'angolo corto, occhio qui a Linguetta che scivola e non riesce a indirizzare il pallone in rete. Lancio lungo, Bassolino, sì, dico bene, Loreto non si avvede dell'avversario alle sue spalle ed è fortunato a mantenere il possesso. Male però qui stavolta la difesa in fase di impostazione e c'è quindi... Ah no, allora ci sono Buonanno e c'è anche un altro in panchina per i Rojo Blancos, però non riconosco. Linguetta, Loreto, pressing di Della Femmina che non lo molla, il quale però commette fallo. Troppo generoso Della Femmina. Orefice, Linguetta che avanza, Bassolino di prima, buona l'idea, pallone che però finisce in fallo laterale. Ci sono i cambi, esce Della Femmina ed entra
Tignola? Ale, chi è entrato? Grazie. Tignola ora riceve palla, prova a seminare un po' di panico, due su di lui, pallone impreciso di destro che si spegne abbastanza alto, orifice in mezzo a due, bene per Linguetta, di prima Bassolino che bene con una finezza mantiene il pallone in campo, poi Tignola tocca per ultimo e c'è il fallo laterale per i Los Intalleros. Loreto, orifice col numero 25 come Salaceta. Molto bene Tignola, Cerqua, bello di fino qui per Ferrara, ma c'è il 19 Linguetta, di nuovo Cerqua, ottima difesa, da Fiero mantiene il pallone in campo, Cerqua però non riesce a spazzare, neanche Cerbone che ora respinge questo tiro, da Fiero non continua l'azione, quindi Linguetta all'indietro, orefice all'indietro Di Micco, rischia Di Micco ma pressing e possesso efficace, molto bene Di Micco. Loreto prima di Cerqua, orefice, pallone al centro, miracolo di Cerbone, calcio d'angolo, il secondo se non sbaglio per gli Intalleros. Movimento di orefice, pallone che però si spegne nella metà campo governata da Di Micco, eccolo che si fa confondere dal pallone. Linguetta, Di Micco, centrale Loreto, di prima orefice sulla fascia, il filtrante per Bassolino, molto bene Cerbone che legge bene l'azione. Quindi ancora orefice, tiro rimpallato, Cerqua in scivolata, non mantiene il pallone in campo, anzi sì, e quindi Di Micco, orefice, Rocco Blancos che si difendono bene, occhio ancora Cerbone, ragazzi ma è la terza volta che Bassolino fa lo stesso movimento, terza volta che orefice trova un filtrante nella difesa di Rocco Blancos, ma nessuno lo segue, Cerbone per quanto tempo può fare miracoli? Bassolino il tacco, orefice, tiro impreciso sul fondo, Cerbone, Tignola, sale Cerqua, scivola e riceve Ferrara, di prima da Fiero, prova l'apertura che si spegne tra i guanti del portiere, rinvio lungo per Loreto, esce bene orefice, Ferrara si allarga sulla destra, chiude orefice, combatte però Ferrara, occhio pallone al centro, bravo Ferrara, pallone in fallo laterale, cerco alla battuta, sfiora per Tignola, da Fiero, Tignola di nuovo, Cerbone, da Fiero, in qualche modo in avanti, Linguetta, pallone fuori, Cerqua male, occhio ad orefice che si scontra, attenzione, si scontra con Tignola, c'è stato un corpo a corpo, allora l'arbitro decreta quindi la ripresa del gioco con la rimessa dal fondo di orefice. Tignola, Ferrara male, fallo laterale, allora entrano due, allora uno è Di Micco che è quello col numero 9, il numero 6 non ho idea di chi sia, dopo vediamo qual è, e sono usciti Loreto e Linguetta, no, Loreto e Bassolino. Chi è il numero 6? Grazie. Di Micco. Cerqua di spalla, devia in fallo laterale.
Di Micco, orefice, chiude da fiero, bello, buona la giocata del capitano De Rocoblanco. Socchio al movimento di Boemio che vuole palla, Di Micco non lo vede, pallone che finisce all'indietro da Di Micco, l'altro orefice, si gira facile, tocca per Boemio, poi Cerbone in qualche modo, ancora Cerbone sul destro di orefice, pallone al lato, Linguetta, Boemio, Di Micco, male Di Micco, ricominciano i Rocoblancos, ma c'è il cambio proprio per il Rocoblanco, entra Buonanno ed esce da Fiero. Buonanno, primo pallone toccato, prova il tiro di punta ad impensierire Di Micco che un po' come una saponetta però riesce poi a bloccare il pallone. Buonanno ferma questa avanzata di orefice, fallo laterale battuto, Di Micco, Boemio, male il sinistro, fallo di fuori. Applausi per Boemio. Cerbone, Tignola, tiro centrale, respinge Di Micco, occhio a Buonanno, rimane a terra, siamo Buonanno oppure Barisciano, mi confondo sempre. Buonanno. Di Micco, Boemio, passaggio preciso, occhio a Ferrara che commette fallo su Linguetta, calcio di punizione, di nuovo Linguetta da Boemio, quindi orefice, pressing un po' sconsiderato dei Rocoblancos, però attenzione Di Micco, Linguetta, bene Di Micco, c'è un fallo, fallo di mani, non ho capito di chi però, a favore dei Rocoblancos. Si riprenderà quindi con questo calcio di punizione di Tignola che è l'unico ad aver tirato, se ricordo bene, nella porta di Di Micco, non ricordo altri tiri all'indirizzo di Di Micco. Solida difesa a quadrato dei Rocoblancos, difficile da varcare. Orefice, occhio Di Micco, impreciso, fallo di fondo, battuto. Tentato tunnel, Ferrara ricomincia da Cerbone, Buonanno. Bene Tignola, passaggio al centro, in ritardo Cerqua che non trova l'appuntamento col pallone, quindi Di Micco, controllo difficile, mantiene il possesso, occhio ad orefice, palo! Tignola, uno contro uno con Boemio, ancora Tignola, bravo Boemio, avanza, guadagna fallo, calcio di punizione per gli Intalleros. Dopo il quarto, quindi il quinto fallo. Uno, due, tre. Orefice, bene Ferrara. Cerqua, Tignola, sale Buonanno, Cerqua, Cerbone, pressing di Orefice che ruba palla al portiere, Cerqua mette una pezza, fallo laterale, Di Micco, destro, deviazione, calcio d'angolo. Linguetta sul fondo. Tifoseria corposa degli Intalleros. Ferrara e Boemio non lo molla, commette fallo. Buonanno.
difesa da manuale degli Intalleros. Orefice. Bella questa palla per Linguetta, ben valutata da Ferrara, che ora dopo una serie di palle rimpallate guadagna il pallone, tenta un altro dribbling, chi vuole fare nulla stringe, chi troppo vuole nulla stringe, fallo laterale per i gialli. Cerqua capisce tutto, Boemio per un attimo, Tignola, poi Ferrara cerca di mettere ordine, c'è Di Micco che non lo molla, all'indietro Cerqua, chiuso da Boemio che guadagna il fallo laterale. Di Micco, l'altro Di Micco, Boemio, come lo chiamate tu e tuo fratello? Grazie. Bene, buon anno, complicatissima questa uscita palla al piede degli Intalleros. Tanto ride la curva alle mie spalle. Orefice, buon anno, allontana. Salvio di me, c'è l'intervallo, che volete dire? Privacy, privacy. Privacy, qui faccio delle cronache. Hai ragione. Ah, attenzione. A te, questo è fastidioso. Guardate come sta forza. Orefice, Cerbone allontana. Ma chi è? Linguetta, il destro, tacco di Buonanno ad allontanare. Ecco Boemio, palla a campanile, fallo laterale per il Rocco Blanco. Siamo 0-0, il minuto, non lo so, che ho chiuso prima. Tignola, Buonanno, calcio lungo in avanti, palla persa, fallo di fondo. Salvio Di Micco, Linguetta. Linguetta anche detto faffo. Bene, Orefice che sfugge a Buonanno. E Buonanno guadagna anche il fallo laterale. Molto bene Buonanno. Qualche accenno di protesta di Orefice. Cerqua. Fortunato. Guadagna anche fallo Cerqua. Proteste più vibranti stavolta di Orefice. Molto male Di Micco però che... che approfittando di un po' di confusione indirizza un paio di parolacce all'arbitro. Cerqua ci prova, pallone sul fondo, proprio Di Micco ora a recuperare palla da Salvio. Buonanno non lo molla, l'apertura è per Boemio, centrale Linguetta, di nuovo Di Micco, avanza bene Di Micco superando il centrocampo, Cerbone impegnato da questo tiro da Gregorio Di Micco. Senza portiere. Pallone che si spegne in fallo laterale. Calcio d'angolo. Chiuso Orefice. Tignola. Buonanno involontario questo tocco di mani, dice l'arbitro. Linguetta, Buonanno. È un assedio degli Intalleros. Boemio, dribbling, tiro, chiuso dalla difesa avversaria, ancora calcio d'angolo. C'è un fischio dell'arbitro, palla in movimento, cambio battuta, fallo di fondo. Che effettivamente abbiamo visto il pantaloncino. Ma quello è come Caglion con le maniche lunghe. Buon anno. Tignola. Trattenuto benissimo. Orefice, Cerbone ancora meglio. E poi Di Micco respinge Cerbone. Gioca. Linguetta. Boemio.
Di Micco, Boemio. Ancora Di Micco a Evita Cerqua, non Ferrara, Cerbone, malissimo. Pallone che finisce in qualche modo a Cerqua. Prova l'avanzata per Ferrara, pallone in fallo laterale per i gialli. Ferrara. Tignola, non c'è nessuno che fa movimento dei gialli, tutti fermi e i verdi toccano per ultimo. Fallo laterale ancora per i gialli. Tignola 1-0 Rocco Blancos. Sblocca il risultato il fantasista dei Rocco Blancos con un sinistro dalla distanza ed è l'unico modo per infilare la squadra di Orefice, visto come eccellentemente si difendono. Intanto è entrato Loreto al posto di Gregorio Di Micco e Loreto subito si fa sentire con questo tiro dalla distanza che Cerbone vede sfilare sul fondo. Buon anno. Fallo per gli Intalleros, quindi tiro libero. Allora, tiro libero per gli Intalleros, d'altronde siamo al quinto fallo. Furbo Loreto. Orefice alla battuta di questo tiro libero, Cerbone lascia un po' di spazio alla sua destra, meglio alla nostra destra, ed è proprio lì che Orefice infila, Cerbone non ci arriva. Gol del pari, 1-1. Non fate simulazioni perché... Vabbè, chi da quando è stato via? Tignola. Cerqua. Buon anno. Tignola. Passaggio al centro, Loreto capisce tutto. Occhio a Orefice, buon anno di Fino. Ancora buon anno. Destro deviato, calcio d'angolo. Bene, buon anno. Cerqua! Ferrara aveva trovato il barco. Orefice mantiene il possesso. Occhio che pende, che ogni fallo è tiro libero. Ecco qui, furbissimo Orefice a guadagnarne un altro in pochi minuti. Alla battuta stavolta c'è Loreto. Cerbone stavolta un po' più centrale e Loreto tira a lato, punteggio che rimane di parità. Cerbone rinvio lungo di testa, Linguetta, pallone in fallo laterale. Alla battuta va Ferrara, Cerbone, occhio a Cerqua. Orefice, dribbling, destro, Cerbone respinge il destro del capitano degli Intalleros. Tiro alle stelle, manca poco all'intervallo. Buon anno, Cerqua, male l'apertura, male anche Boemio, in qualche modo Loreto. Linguetta la mette a lato, c'è il duplice fischio dell'arbitro, punteggio di parità quando sono finiti i primi 25 minuti. Arbitro Simone, senti, ma perché Intalleros
Ah, perché quando dobbiamo uscire il sabato facciamo sempre in ritardo. Quindi siete indagliati. Ricomincia la partita, comincia il secondo tempo tra Intalleros e Rocoblancos. Subito i Rocoblancos, commettono fallo, Loreto sul fondo. Rocoblancos, tra le cui fila sono rientrati Da Fiero e Della Femmina, mentre tra i verdi sono rientrati Loreto, 2-1, completamente solo all'altezza del dischetto del tiro libero. Subito partita in discesa per i Rocoblanco, per gli Intalleros, fanno 2-1, remontata completata. Dicevo che per gli Intalleros è entrato Bassolino, Tignola, Ferrara. Orefice, uno contro uno con Ferrara, Orefice, bucato Cervone, partita in salita per i Rocoblancos ora, 3-1. Ferrara. Da Fiero. E la femmina male, occhio Loreto, Veronica Di Micco, 4-1. Sono entrati gli Intalleros, eccoli qua. Entra Buonanno al posto della femmina. Attenzione, attenzione. Loreto alla battuta di questo calcio d'angolo, pallone corto, prova a girarsi, Orefice, Di Micco, la finta è il sinistro, fondo. Salve, buonasera. Tignola. Buonanno. Destro di Buonanno, attenzione Di Micco, un po' impreciso nella parata. Orefice riceve da Bassolino, evita Ferrara, ancora Orefice, destro, gol, 5-1 Intalleros, cuoricino per me credo. Rocoblancos rimasti in panchina, si può dire. Siamo al terzo in corso del secondo tempo. Inizio da brividi per la squadra di Orefice. Petto di Bassolino, fallo laterale. Pallonetto male qui di Di Micco, Da Fiero e Loreto si scontrano, Da Fiero chiede scusa. Cervone, Bassolino al volo, fallo laterale. Da Fiero, Buonanno. Tignola, tocca per ultimo Orefice, fallo laterale per i gialli. Tignola alla battuta. Buonanno. Orefice devia in fallo laterale, quindi salgono i Rocoblancos. Buonanno, destro dalla distanza, alto. Sopra la traversa di Micco,
Arriva. Sale Gregorio Di Micco, bene, buon anno. Loreto, orefice, Bassolino, Di Micco, bravo Tignola, sinistro deviato, calcio d'angolo. Ah, buonasera ai pisciatori, eh. Buonasera all'unico uomo dei pisciatori. Grazie, grazie. Buonasera ragazzi, sono dei complimenti. Ciao, voglio. Buon anno. Cerbone, Tignola, filtrante a cercare Cerqua male. Lo stop del difensore dei Rocco Blanco. Di Micco. Salvio Di Micco, Bassolino, occhio, ancora Ale, Salvio Di Micco, tocca per un attimo Ferrara e recupera proprio Ferrara, quello avanti era Tignola, Ferrara in mezzo a tre, calcio di punizione. Ma poi il tuo era quello la finale oppure c'era quella dopo? No, era il giorno il 45 e si andava... Il tuo era il primo o il secondo? Primo o il primo. Ah, sì, il primo hanno tirato dopo? Sì. Sbagliano per l'altro. Hai capito? Peppa ti deve faccio così. Tignola sulla barriera, peccato, sarebbe stata un'occasione più importante. Bravo Di Micco, Loreto, Tignola in qualche modo, buon anno, devia in fallo laterale. Siamo quasi all'ottavo del secondo tempo, 5-1 tra Intalleros e Rocco Blancos. Tignola. Deviazione di Bassolino. Quindi buon anno. Di nuovo Tignola. Si fa vedere Ferrara. Sale in avanti. Buon anno. Pallone per Cerqua. Stop difficoltoso. Destro di Cerqua. Di Micco in qualche modo respinge. Quindi Loreto. Bravo Tignola a fermare la corsa del numero 20 Loreto. Quindi Di Micco, tacco di orefice, Cerqua, non tocca Loreto, fallo laterale per i verdi. Di Micco stoppa il pallone, cede a Loreto, sinistro murato il tiro da Cerqua, ma l'arbitro vuole il fallo di fondo. Buona difesa di Bassolino, in qualche modo Ferrara fortunato. Cerqua, Tignola, uno contro uno con orefice, Cerqua esterno sul fondo, si arrabbia Cerqua, ci sono i cambi tra le file degli Intalleros, escono Bassolino e Di Micco ed entrano Linguetta e il numero 6 Boemio, eccolo qui. Ma tipo Davide, cioè che ha sempre fatto con Antonio. Cerqua. Davide Antonio. Buon anno, occhio al pressing. Loreto, destro di Loreto sul fondo. Bravissimo Boemio che mantiene il pallone in campo, poi prova il destro. Finisce però al lato del portiere orefice.
rimane. Vado del portiere Cerbone. Cerqua. Bello, lungolinea, bene Boemio. Buona difesa del numero 6. Sono sempre efficaci gli Intalleros, ma Boemio dà un po' più di equilibrio in difesa rispetto a Di Micco e Bassolino. Va bene? Linguetta. Secondo anno è quando voi avete vinto. Il terzo anno. Solo! Orefice! Boemio! Destro! Respinge Cerbone, poi Cerqua non riesce a spazzare, si gira Loreto, passaggio ad Orefice, buon anno, devia in fallo laterale. Tignola, evita Linguetta, c'è solo Tignola nella metà campo avversaria, non è che può fare granché, Orefice ci prova e Cerqua respinge il sinistro del capitano degli Intalleros, la cui etimologia insomma l'avevamo intuita. Ferrara, buon anno. Oh, palo! Rovesciata al rallentatore questa di Loreto. Tignola, chiuso il sinistro, bella, bella parata di Di Micco, ma bello anche il tiro di Cerqua, buon anno, Loreto mette ordine. Quindi è da Fiero che è entrato al posto di Buonanno. È Schwok. Lo stesso portamento. Però in difesa poi è un misto tra Navarro e Bellingham. Belli canzetti quando non ci incontrano. Cerqua, Loreto respinge e Di Micco è bravo ad allontanare comunque il pallone perché era praticamente a ridosso del calcio d'angolo. Tiro destro murato, c'è un tocco di mani, dice l'arbitro. Calcio di punizione, vediamo un po' la battuta chi ci sarà. Primo fallo, distanza, fischio io. Calcio di punizione per i Rocoblancos, siamo al 13esimo, alla battuta c'è Ferrara. Abbastanza male Ferrara. Fallo di fondo. Boemio. Di Micco, bene da Fiero, ancora da Fiero. Bravo Peppe. Per muro. Di Micco. Di spalla Cerqua. Non ha toccato Boemio che ora riceve palla, occhio a Ferrara che fondo
No, calcio da. Si è capito. Calcio da. Si fa vedere da Fiero, pallone per lui, deviazione, fallo laterale. Muro. Ancora Boemio, che è l'idolo della tifoseria. Sembra di aver capito. È un video. È stato un po' irruento Loreto in questa circostanza. Posso darla io? Uno, abito il quarto questo. Suggerimento di Cerbone a Ferrara, vediamo come andrà. Uno solo in barriera, c'è cioè il solo orefice, buon anno abbastanza largo, Di Micco molleggia sulle ginocchia, Ferrara la rincorsa, il destro a giro, bell'idea, non credo ci sia deviazione, comunque il pallone è finito sul palo, molto bene l'esecuzione di Ferrara. Di Micco, Boemio, deviazione di Ferrara, no, Tignola. Tacco di orefice che si perde in fallo laterale. Di Micco, orefice, Di Micco, il destro murato, cerqua, palla che non tocca, Ferrara prova a metterla a terra, Boemio, il passaggio, Di Micco, sinistro, murato da Cerbone, Linguetta, Di Micco, tacco, occhio a Ferrara, uno contro uno con orefice, spalla di orefice, fallo laterale. Cerqua, Cerbone, occhio qui. Uno due con Boemio e orefice, la finta, molto bene Cerbone. Ma si arrabbiano con orefice inutilmente, perché orefice sta allontanando il pericolo, quindi qualsiasi cosa faccia il portiere per non far segnare agli avversari è buona. Non so perché si arrabbino con lui, che ma veramente non ha colpe. Linguetta, bella la giocata su da Fiero, Linguetta però sbaglia il passaggio. Chiama Versano. Chiamo Emanuele Versano. Va bene, va bene. Di Micco. Arustai. E non dove che tu non mi vieni a salutare. Ciao, ci rimarrò. Orefice 6-1, distratti e inesperti Rocco Blanco. Siamo al 20° del secondo tempo, 6-1 tra Rocco Blanco e Intalleros. Ma voi quando vi andate a studiare? State calmi.
State caldo. Non mi faccio, non mi faccio giocare. Sì, sì. Se ce l'hai 3-0 a tavolino, ma non c'è. Come si chiama? Non c'è coso, come si chiama? Portiere? No, ancora no, perché sta. Ma che sta prendendo? Ottimo. Assenti a Porta è un uomo in più, perché buone, mette assenti avanti. Bello della femmina. Mette assenti avanti, perdi un uomo, perché se ce l'hai a difesa assenti può essere un uomo in più dal portiere, perché sa impostare. Sono qua. Vabbè, la difesa a Porta sono i tuoi ruoli. Porta, secondo me Porta per me, cioè, Porta per me è l'ideale. Tu sai che io non ho mai parole buone verso Antonio Assenti, però quando merita, merita. Allora, emozione, hai visto, ma ci buttati i fratelli Galli stasera. Hai buttato all'unico ombra a squadra. Per me meritereste di vincere solo per questo. Tignola, sinistro murato. Non sei immeritato proprio. Orefice, Cerbone, Tignola sul fondo. Ma chi è Mister Stream? Ma chi è? Sacchi. Adesso, vieni qua, vieni. Parlare con Bretina. Guarda lì, siamo. Uno dietro. State calmi, non so, adesso hai chi parlato. No, non ci sta, non sta. Villa che facci tu sta calma. Non ci sta, non facci tu sta calma. Non c'è, non c'è. Arriva. Bravo! Perché guarda quante persone stanno, guarda quante persone stanno sulla panchina. No, siamo come tifosi. Nessuno dice niente. Sono due ragazze, le fidanzate delle ragazze. E a me. Chi è fidanzato? I fratelli Stri. I fratelli Stri. È Patrizio. Andò su. Ah boh, Assenti, pure Assenti, bello pure ci vanno amici. Cioè, vabbè, Antonio Assenti, l'unico espulso per bestemmie. Cioè, di che vogliamo parlare? No, non lo so, non lo so. Dobbiamo iniziare la stessa cosa. Non è stessa cosa. Tignola. Possesso complicato per i Rocoblancos, vista la bontà della difesa degli Intalleros, che si apprestano a vincere. E cazzo, la quarta vittoria di seguito. Orefice e compagni continuano a mietere vittime, mentre i Rocoblancos continuano purtroppo a mietere sconfitte, o comunque non trovano la vittoria. Bravo Bassolino. Commette fallo Boemio su Tignola, una zona di campo abbastanza ininfluente. Calcio di punizione. Bene da Fiero, bella idea. Bassolino, pallonetto, bella l'apertura di Loretto, Linguetta non ci arriva, manca poco al triplice fischio, punteggio di 6-1 per gli Intalleros, che volano ancora in testa alla classifica a 12 punti, poi vedremo Malesteris, Jumpers e Galacticos cosa faranno, che sono a 6. E naturalmente poi in quel corso della serata vedremo anche il resto delle inseguitrici. Tignola uno contro uno con Loreto. Tignola stavolta
marcato molto bene. Va detto che la mancanza di Di Maso si è fatta sentire, ma contro gli Intalleros, che continuano a difendersi in maniera eccellente sul campo. Avanza Loreto sulla destra, 7-1, triplice fischio. Ci vediamo settimana prossima.